Eccomi, facciamo sto video. Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del tuo lavoro a quella gente consumata nel farsi da retta una risposta troppo ingenua. Tu non dargliela in fretta. Stavolta parliamo di cose serie. Parliamo di come trovare lavoro. Anzi, parliamo di come il lavoro si cerca. Perché se non lo sai cercare, non lo troverai mai. Sempre se lo vuoi trovare davvero. Continuerai a farti scegliere. Finalmente sceglierai. Do per scontato che sai già quale lavoro ti piacerebbe fare, quale lavoro vorresti trovare e quale lavoro potresti fare. Anche perché la risposta a queste tre domande dovrebbe coincidere. E se la risposta è tutto, è la risposta sbagliata. Se invece le risposte non coincidono, diventa tutto più complicato. Altrimenti ti dico subito che io vorrei fare l'astronauta. Raga, può essere mai che non so fare l'astronauta. Anch'io sono un po' astronauta. Appena abbiamo le idee chiare su che lavoro vorremmo e potremmo fare, allora possiamo metterci a cercare. Appena finisci sto video, comunque guardati tutti i video della playlist Psicologia del Lavoro per capire cos'è una competenza, cosa sono i livelli di competenza, cos'è il senso di autoefficacia, che tipo di coinvolgimento abbiamo nel nostro lavoro e tutto il resto. Comunque, intanto fottiti e ne andiamo avanti. Adesso devi cercare e non trovare, quindi devi sapere come e dove cercare. Ora ti sciocco il cervello perché alcune cose non ce le dicono. Non ce le dicono! Potari forti di m***a! Allora, mettiti in testa che le aziende non offrono lavoro. Non esistono le offerte di lavoro. Le aziende chiedono lavoratori. Le aziende fanno la domanda. Nel mercato della domanda e dell'offerta di lavoro, l'offerta sei tu. Sei tu che ti offri per lavorare. Non ce lo dicono e nessuno ne parla. Lo so che questa cosa non è giusta e non lo so se mi vuoi bene. Ma è così. Non ci dobbiamo raccontare come dovrebbero essere le cose. Ci raccontiamo come le cose sono e in che modo possono diventare utili. Non siamo preti. Siamo scienziati pazzi! Allora, come si trova sto lavoro? Hai tre modi. Uno, puoi aspettare. Ti sembra una buona strategia? Due, puoi cercare. E tre, puoi proporti. Continuerai a farti scegliere. Finalmente sceglierai. Cercare una strategia di media difficoltà. Prevede di offrire le nostre prestazioni a chi le sta già cercando. Chi ha bisogno di noi però non lo sa che esistiamo. E glielo dobbiamo dire noi. O meglio, glielo devi dire tu. Lo sai, ho visto l'annuncio, lo sai che quello che cerchi forse sono io. Quando ti proponi invece il fatto che esisti, lo dovrebbero sapere già. E se qualcuno ha bisogno di te, non c'è bisogno che glielo dici. Ti viene a cercare lui. Praticamente, se qualcuno pone un problema, sa che glielo puoi risolvere tu, ti chiama e basta. Sia per pagarti una volta, sia per assumerti. Se vabbè, fissarie! Certo, a Palermo sta cosa è un po' più complicata, ma fidati che esiste pure qua. Non mi credi? Pensa all'ultima volta che ti serviva un elettricista. Hai messo un annuncio di lavoro o hai chiamato già chi sapevi che dovevi chiamare? Lasciamo stare che comunque l'80% delle persone che dicono di essere elettricisti sono un perugia a fila, ma questo è un altro discorso. Adesso concentriamoci su come si cerca lavoro. Sicuramente hai capito che 1. Non puoi aspettare e se diventi davvero bravo puoi cominciare a proporti. Come lo cerchiamo sto lavoro? La maggior parte di noi è abituata a cercare lavoro in modo informale, a chiedere in giro. Scendiamo in piazza e compacci nel travaglio. Ma secondo te, se qualcuno cerca persone, te lo vengono a dire a te per strada? O se lo sono già presi? Aspettano te che passi, come 100 anni fa per le miniere. Ho sempre sostenuto che per strada si trovano i lavori che non vuole più nessuno. E se l'amico tuo ti dice che c'è un lavoro, è perché non lo vuole lui. O quantomeno lui si sarà preso la parte migliore. Comunque torniamo a noi, se non sei uno di quelli che aspetta a casa sperando che qualcuno bussi dicendoci lo sai c'è un lavoro da $1.000.000, stiamo aspettando a te, vieni. Se non sei così già siamo a cavallo. E ogni tanto cercare lavoro anche informalmente dà i suoi frutti e le sue soddisfazioni. Ma non basta! C'è pure un modo formale di trovare lavoro. Lo sanno bene tutte quelle persone che aspettano a casa il concorso della vita. Poi si presentano in 280.000 e ci sono solo 3 posti. Ah, ma io ci ho provato, non è colpa mia. È che i concorsi non ce n'è più. Salutami la nonna.
Quindi accendiamo il cervello e cominciamo a considerare la via di mezzo. Nella maggior parte dei casi le persone trovano lavoro quando lo cercano né in modo informale né in modo formale, ma in modo normale. Ed in questo secolo in modo normale significa su internet. Su internet non dico che ci sono un milione di siti che pubblicano opportunità lavorative, ma 100.000 sì. Ti aspettavi che dicevo offerte di lavoro? Non lo dico. E ogni sito è più o meno dedicato all'intermediazione lavorativa. Per esempio su subito.it possiamo trovare le opportunità più semplici e apparentemente alla portata di tutti. Poi ci sono i portali di intermediazione specifica, tipo InfoJobs e Monster. Ma fidati di me, non mi dire che non lo conosci, anche perché insieme alla piattaforma MyAmpa sarà il futuro. LinkedIn! Se hai una qualsiasi competenza spendibile, fidati! Fatti una pagina LinkedIn! LinkedIn è un vero e proprio social network di lavoratori. È presente Facebook, uguale, solo che le persone parlano di lavoro. E la loro pagina personale è praticamente il loro curriculum. E non ce lo dicono! Ora però non babbiamo e torniamo seri. Lo sai qual è secondo me il miglior sito per trovare lavoro? Facebook. Rimane sempre il più importante. Sì. Su Facebook non solo ci sono un sacco di gruppi o pagine per l'intermediazione lavorativa, ma anche il bar sotto casa tua può scrivere cerco banconista. Quindi accura, se grazie a Facebook puoi trovare lavoro prima, Facebook ti può pure impedire di trovarlo per sempre. Basta sputtanarsi il giusto condividendo qualsiasi fisseria, oppure mettendo video dove ti cali 40 birre. Pure io me ne so calare 41, ma non metto il video su Facebook. Vedi che ogni volta che mandi il tuo curriculum il selezionatore ti viene a cercare su Facebook. E per 10 minuti di gloria ti sputtani per sempre. Considera che la reputazione che hai online è una delle cose più importanti che hai. Abbiamo cominciato a capire come si cerca lavoro, ma cosa dobbiamo fare appena troviamo l'opportunità giusta? Dobbiamo candidarci. E cosa serve per candidarsi? Prima di tutto dobbiamo sapere quali sono le modalità di candidatura, e sono sempre spiegate nell'annuncio, quindi leggilo l'annuncio. In ogni caso, quasi sempre servono un'email, un curriculum e una lettera di presentazione. Se non lo sai, guardati il video su come farsi raccomandare per capire cos'è una lettera di presentazione o una lettera di referenza. Sinteticamente, ogni volta che invii il tuo curriculum devi presentarti. E non basta dire tecca, caccio come curriculum. Soprattutto inizia l'email scrivendo spettabile e il nome della ditta, oppure gentile, signor dottor, e chi la leggerà? Poi salti un rigo e scrivi: ho letto dell'opportunità lavorativa che proponete, mi piacerebbe tantissimo candidarmi ed essere invitato ad un eventuale colloquio conoscitivo. Sono tizio, finora ho fatto queste cose qui, mi piacerebbe lavorare con voi perché... Ora però arriva il bello e anche questo non ce lo dicono. Che di nuovo! La cosa più importante di tutte quando ci candidiamo è scrivere in italiano. Parlo per tutti. E quando ci presentiamo ad un eventuale colloquio, dobbiamo pure avere un aspetto curato. Non scherziamo. Buon lavoro!